Bene, la registrazione avviata. E allora, Allora, buongiorno. procediamo all'appello. Allora, buongiorno, procediamo alla seduta numero 123 del 3 luglio 2020. Chiamo l'appello, Presidente Russo presente. Consigliere Argiroffi. Presente. Consigliere Caronia assente. Consigliere Ferrara, Presente. consigliere Gentile, assente, consigliere Melluso, assente, consigliere Tantillo, Presente. presente. Beh, presidente, sono presenti quattro consiglieri a lei. Visto che siamo in presenza del numero legale, dichiaro aperto la seduta. Intanto rinnoviamo il saluto e il benvenuto all'assessore e ai suoi uffici che partecipano a questa riunione. Voglio mandare subito l'input all'assessore che ci indirizzerà su chi deciderà di fare la relazione sul piano triennale delle opere pubbliche. Quindi Maria decidi chi deve fare questa relazione, e se puoi integrarla quanto vuoi, possiamo partire. Stanno chiamando lei. Buongiorno, ingegnere Intravaia, sono l'assessore in questo momento. Va bene. Introduco un po' Allora, cominci, se l'argomento. può cominciare lei, può, ne ha Allora, facoltà di intervenire e cominciare la relazione sul piano triennale delle opere pubbliche del 2019. esatto, questo programma triennale purtroppo risale al 2019, quindi direi quasi superato, però dico, si compone di 659 opere secondo quello che ha approvato la giunta comunale. Io vi ho mandato un po' il riepilogo di quello Ci che sono ricorda quando lo ha approvato la giunta, per a favore. giugno 2019, mi pare 21 giugno 2019. Quindi poi Bene. decorsi i tempi di pubblicazione, poi la delibera è stata inviata al Consiglio, poi l'ha rinviata e la stiamo trattando ora, purtroppo. Dico, mi rendo conto che ormai parlare di elenco annuale per opere che dovevano essere appaltate nel 2019, credo che siamo abbastanza in ritardo. Noi nel frattempo avevamo fatto presentare degli emendamenti che ormai di prassi devono essere presentati in aula da un consigliere comunale. Come avevamo fatto l'anno scorso, avevamo scelto di inviarla alla commissione consigliare e quindi farla presentare dal presidente. Mi rendo conto che discutere di emendamenti su un anno già trascorso, non so quanto. No, ma sugli emendamenti non se ne può manco parlare. Ma qualcuna delle opere previste nell'elenco annuale è stata Allora, su annunciata? 12 opere previste nell'elenco annuale ne sono state avviate solo 3. Quindi gli emendamenti cosa prevederebbero? Di traslare quelli che non sono stati appaltati nel 2020. Ovviamente se viene approvato o no l'emendamento, a questo punto non ha nessun senso, non ha nessuna ripercussione perché il nuovo programma triennale, ovviamente questa traslerà queste opere nel 2020. Quindi o si Non è approva. che si può dire quali sono le tre opere e a quanti soldi corrispondono. Appaltate sono per un importo di 4 milioni e 500 mila euro e sono, mi pare, io non ce l'ho, Villa Lisetta sicuro che non è Il un Baio intervento, Mercadante ci sarà. non è un intervento comunale. Gli altri che rimangono io sono meglio che trovo, forse non ce l'ho qua l'elenco annuale vecchio. Comunque sono soltanto tre opere rispetto all'elenco annuale che era stato proposto all'inizio. Quindi si riduce proprio a 4 milioni e mezzo, di fatto, rispetto ai 30 milioni proposti nella delibera di giunta. Poi
Poi gli altri emendamenti riguarderebbero alcune modifiche, soprattutto di importi, di opere già inserite nell'elenco annuale, e quattro nuovi inserimenti che riguardano avanti l'architetto Sarta e che servono proprio per insomma, chiedere i finanziamenti di queste opere. Dico, approvarli ora significherebbe insomma, accelerare un po' anche questo. Però io mi chiedo scusa, perché non ho con me, non l'ho trovata la documentazione che avevo raccolto. Perché una volta lei era venuto quando ci vedevamo ancora fisicamente e poi non eravamo riusciti ad aprire la seduta, se si ricorda, e quindi non ne avevamo parlato. Però la mia memoria è che di questi 12 interventi compresi nell'elenco annuale, attraverso gli emendamenti ne rimanevano 5 e se ne aggiungeva uno. Quindi in No, una. no, tre, no, no, ne rimangono solo tre. Non Probabilmente realizzati, intendo. qualche altro intervento. Quindi ad oggi sono solo tre. Scusi, mi è mancato un pezzetto della sua risposta. Dico, probabilmente quando ne va uno degli Mi è interventi. mancato lo stesso pezzo della stessa risposta. Prego l'audio per qualche secondo. Allora, i cinque interventi probabilmente che dovevano rimanere, dei cinque, forse altri due sono saltati. Uno, per esempio, è Baio Scorzatenano, no, Baio Mercadante, che ha ottenuto il finanziamento quest'anno e quindi già l'anno scorso non poteva essere più realizzato, ma si farà quest'anno, che rientrava forse in quei cinque che ricorda lei. Dico, alla Ci mancherà, fine. lo abbiamo visto nell'elenco annuale negli ultimi 4 anni, ne sentiremo la mancanza. Quindi ne sono rimasti solo tre. Uno, tra l'altro, non è neanche nostro, noi facciamo solo da ente appaltante, questo è di Villa Lisetta. E sono, mi pare, un intervento alla Fiera del Mediterraneo. L'altro non me lo ricordo. Nel frattempo, ora parliamo, posso andare a cercare e vi dico qual è l'altro intervento che rimane. E poi, boh, del resto sono i quattro interventi nuovi. Alla fine. Questa è la situazione. Nell'elenco dei nuovi inserimenti, ma comunque già approvati in giunta, vi posso dire quali sono quelli che abbiamo inserito in più rispetto all'anno 2018 e sono le quattro linee tranviarie che, se si ricorda, erano state escluse nel programma triennale 2018 e si ripropone l'inserimento per il 2018. Cioè nel programma triennale 19-21 e quindi sono le quattro linee tram di completamento del tratto di via Pergusa e Margi Faraci, che viene inserito come nuovo intervento nel programma triennale, la chiesa di San Mamiliano, che è sempre un intervento che noi inseriamo solo nella qualità di ente appaltante, e stop. Di nuovi inserimenti non ce ne sono. Almeno nel programma triennale approvato in giunta. Questi quattro sono quelli che abbiamo inserito di nuovo nel programma già adottato. Poi gli interventi cassati invece sono tutti quelli Ma per i io le quali è stata aperta la gara. Sono chiedo scusa un secondo perché mi perdo qualche parola. Sta parlando sempre del 2019-21 o sì, 2022? no. Ok. Cioè, è quasi pronto, ma se non approviamo quello precedente non possiamo portare neanche in giunta il nuovo. Quindi il piano è pronto, io già ce l'ho pronto per essere stampato, ma prima si approva il precedente in consiglio e poi presentiamo questo nuovo in giunta. Io avevo preso degli appunti che non so, come dicevo prima, perché sono disordinata. Ma non è che per caso lei riesce a dirci di questi interventi? Io guarderei solo l'elenco annuale, perché l'elenco triennale, per quanto venga definito non un libro dei sogni, ha poca rilevanza. Di questi 12 interventi originali, quindi al netto degli emendamenti, io ricordo che la totalità riguardava manutenzione straordinaria, non c'era nessuna nuova opera. Può confermarmi questa cosa? Allora, i 12 sono quelli che sono impianti pubblici e illuminazione.
La mimosa, la sicurezza della mimosa, sempre intervento di ristrutturazione, le fognature di due vanelle, un contratto applicativo, quindi un accordo quadro, questo, il nuovo forno crematorio che dal 2019 traslerebbe al 2020, la piscina comunale, il bagno mercadante e la rete fognaria del mercato ortofrutticolo. Sono tutti interventi che erano inclusi l'anno scorso e che traslerebbero nel 2020. Quindi sì, Ma la qual è maggior la zona di motivazione, manutenzione, scusi, qualcosa di nuovo può essere, per esempio, ingegnere il nuovo Travaglio? forno crematorio. Sì. No, volevo capire perché, per esempio, proprio per il nuovo forno crematorio si passa dal 2019 al 2020. Perché la gara di progettazione è stata aggiudicata quest'anno. L'anno scorso si pensava di riuscirci e invece non... Non so se vi ricordate, venne Arcuri l'ultima volta che venne in commissione a raccontarci tutto contento che era prontissimo e che nel giro di pochi giorni avrebbe fatto la gara. Certo, Però sì, noi sapevamo così, ma c'è una invece. confusione. La gara che è andata in pubblicazione riguarda l'incarico di progettazione, non la gara del... No, sì, lo so questo, ma lui parlava di... Scusi, scusi Giulia, ma perché una gara di progettazione per poi far fare? Cioè, ma di stiamo parlando, il forno crematorio è tutto prefabbricato. Per quale motivo ci sono tutti questi adempimenti? Ma Cioè, la. perché c'è tutta una situazione anche normativa di impiantistica che i colleghi interni non sono sentiti di affrontare, visto che Ah. nessuno si era mai occupato di forni crematori. Quindi è vero No, il che consigliere Russo se n'è viene... occupato. Consigliere Come? Russo se consigliere Russo se n'è occupato nella scorsa consigliatura. Capisci, consigliere, non ci sono, non se la sono sentita. Va bene, andiamo avanti, va Va bene. bene. Io però su questo avevo una domanda, Sì. posso? Sul forno crematorio. Certo. Allora, sempre a memoria, ma in realtà il 17 ce l'ho davanti. Nel 2017, nell'elenco annuale, c'era il forno crematorio, erano due voci che credo con emendamento furono separati. Da una parte il forno crematorio e dall'altro la realizzazione di un impianto di scarico speciale, chiaramente. E poi questo secondo nell'anno successivo, quindi nel 2018, fu stralciato, quindi rimase soltanto il forno crematorio, che capisco essere quello di cui lei adesso sta parlando. Ma quando abbiamo parlato nel 2017, io ricordo chiaramente che ci fu spiegato che le due opere erano connesse perché l'attuale sistema di scolo delle acque o dei materiali. Mi pare pure brutto dire la parola materiali, insomma, di quello che è dello smaltimento del prodotto, anche così mi sembra Sì, alla brutto. fine poi è un sistema di smaltimento in fognatura. Ok, sembra bruttissimo da dire, però quello è. Però c'era stato spiegato che questo nuovo intervento di scolo era propedeutico perché senza quello non si poteva realizzare il forno. E io mi ricordo che chiesi all'assessore Arcuri, allora, com'è che avevano stralciato, separato le due opere e deciso di fare solo il forno se c'era stato detto che senza gli scoli adeguati il forno comunque non poteva funzionare? Cioè, io mi sto preoccupando del fatto che noi andiamo avanti con il forno, magari lo realizziamo pure prima o poi, e poi non lo possiamo mettere in funzione perché non abbiamo dato seguito agli impianti che sono propedeutici all'uso del forno. Allora, qui posso rispondere io perché ho seguito con l'assessore D'Agostino il progetto che si sta facendo, che lo stanno facendo qui. Quanto riguarda. Devono Assessore, ti essere. sentiamo malissimo. Purtroppo è questa la. Credo che saranno inseriti nel nuovo progetto perché l'altro giorno. Chiedevamo all'ingegnere Triolo se ne stesse occupando lui. L'ingegnere Triolo ci ha detto che lui... io in questo momento non ricordo chi abbiamo chiamato per l'altro tipo di impianto che riguarda, diciamo, più il fognario che Gabriella l'elettrico. Rinaldo. Non mi ricordo esattamente chi era, l'abbiamo chiamato perché si sta occupando anche di questo, quindi...
credo nel nuovo progetto che si sta preparando con l'assessore D'Agostino, è previsto questo, è previsto. Bisogna reperire i fondi comunque. Non è un problema. Però, scusa se vi interrompo, intanto io l'ho trovato il progetto, il RUP è l'ingegnere Bellomo. Se volete vi faccio vedere il frontespizio, però io mi ricordo di aver fatto proprio questa domanda all'assessore Arcuri, che parlava proprio di questo progetto che ora l'ingegnere Travaia ci ricordava giustamente andare in gara per la progettazione, e non comprendeva l'impianto fognario. Quindi come si può poi a gara fatta aggiungere, cioè succede, ma... Allora, il finanziamento riguarda solo il forno crematorio, quindi 2.750.000 erano per il forno, e anche la gara d'appalto, però sì, però probabilmente la somma per realizzare poi l'impianto di smaltimento reflui, a me mi salta sempre quando dice la cosa importante, non riesco a sentire. Possiamo ripetere per favore in Travaia? Allora, dicevo che il finanziamento che noi abbiamo di 2.750.000 riguarda il forno crematorio, sia la gara d'appalto che la gara di progettazione, mentre l'impianto smaltimento reflui fu probabilmente separato allora perché bisognava finanziarlo con altri fondi. Quindi furono realizzati poi due interventi. È chiaro che l'uno completa l'altro. Sì, però non può essere inserito adesso all'interno dell'altro, perché i fondi non sono destinati a quello. Quindi com'è possibile che ora si dice che viene inserito all'interno di quel progetto? No, nessuno ha detto non che chi viene detto. Inserita. Ma io forse ho capito male perché sento a tratti. Io ho detto che l'assessore D'Agostino si sta occupando anche di questo, quindi reperirà le somme. Ma separatamente? Sì, no, all'interno di quel progetto non è possibile. Quello quell'importo credo che sia chiaro, che serve soltanto per una finalità. Quindi però la mia preoccupazione è reale, cioè noi rischiamo di andare avanti con il progetto del forno, magari trovarcelo inserito nell'elenco annuale 2020 e non avere la stessa... Sarà inserito nel 2020. Quello che voglio sapere è sicuro che... Giulia, è sicuro che va nel 2020? No, ma io mi riferisco all'impianto fognario, Mimmo. Ora, aspetta, ora sto entrando. Il forno è sicuro che nel 2020 deve passare dal 19 al 20. E questo è certo. Mentre per quanto riguarda, ora, l'architetto in Travaglio, per quanto riguarda lo scarico fognario che deve essere fatto, l'opera che deve completare il forno, è già stata inserita, è in progettazione per essere inserita al di là delle somme che devono essere fatte, che devono si devono recuperare nel bilancio 2020. Allora, il progetto è stato fatto, se non ricordo male, dall'architetto Minaudo, Gabriella Minaudo. Fu tolto, mi pare, perché era stato pure inserito in un elenco annuale passato, fu tolto per un problema di finanziamento, ovviamente. Quindi oggi l'impegno dovrebbe essere quello di reperire le somme. Quindi andrà in questo momento io non l'ho ancora... Confermo Minaudo. Come? Confermo Minaudo come progettista, insieme a Franchina. Esatto. Il problema è ora... reperire le somme, giusto? Certo. Sto lavorando. Va in programmazione per l'annuale, giusto? Allora, io lo posso inserire in annuale nel momento in cui la ragioneria mi garantisce il finanziamento delle opere. In questo momento ce l'ho inserito. Ecco perché D'Agostino deve reperire, diciamo, nel bilancio, nelle leghe del bilancio, la copertura da inserire per il piano generale, per il piano annuale. Le posso assicurare che l'assessore D'Agostino ci sta lavorando. Siamo stati l'altro ieri tutto il giorno qua proprio per questioni similari a questo problema. Ci sta lavorando per il reperimento delle somme. Il fatto che sia lui stesso l'assessore del cimitero, con tutti i problemi che ha in questo momento, lo porta ancora di più a cercare nel più breve tempo possibile le somme per riuscire a fare
anche lo scarico del forno crematorio. Io credo che lui già abbia in giunta. Quando poi c'è tempo dovrei intervenire sul piano generale. E allora, Giulio Tantillo, non c'è tempo, devi intervenire subito. Però possiamo finire un attimo sul cimitero. Se la domanda di Giulio non è sul cimitero, possiamo rimanere un attimo sul No, cimitero. andate avanti, io ho il tempo. No, io penso che sarà pure sul cimitero. No, allora prego. Completa, dai. Solo per non cambiare argomento. Completa. Io non ho capito bene, non l'ho capito neanche quando chiesi all'assessore Arcuri come funziona la questione del vincolo. Cioè, nello studio di fattibilità che io avevo chiesto nel 2017, che tra parentesi non era stato approvato, quindi valeva assolutamente nulla, però vengono citati questi vincoli senza che ci sia, e questo vale anche per il progetto dei rotoli, di fatto anche la destinazione urbanistica, ecco, questa è la domanda. Comunque la variante urbanistica non è un passaggio propedeutico, dico, a meno dei trucchetti con gli emendamenti dell'anno scorso di 2 anni fa sul tram, non è necessario fare prima la variante. Allora, sulla questione vincoli non me ne sono occupato, quindi non vi saprei dire qual è il tipo di vincolo che porterebbe il progetto in variante. Quindi non lo so se c'è effettivamente un vincolo che necessita di variante. No, mi sono Però spiegata male, il vincolo, cioè la variante non è sul vincolo, è la destinazione urbanistica. Ora ve la cerco e vi dico qual è, però non era compatibile con la realizzazione del forno e degli impianti annessi e necessitava di una variante. Mi chiedevo questa variante se arriverà contemporaneamente all'approvazione del progetto o se non è necessario, come sembrerebbe a me, un passaggio precedente. io sono convinto che se già c'è un forno, non credo che occorra la variante, Giulia. Boh, su una questione di difformità urbanistica Dico, non stiamo so parlando di parlare. un'area Il destinata a cimitero, cimitero, non è che no? siamo in un'area vincolata ad altro che verde agricolo. Allora Abbiamo. facciamo una cosa, andiamo avanti, io lo recupero perché avevo fatto Esatto, io avevo non ho. proprio lo stralcio del PRG, lo recupero e vi faccio meglio la domanda, ok? Però va bene. se dovesse necessitare di una variante, è chiaro che bisogna andare avanti più sulla progettazione, portare il progetto poi in approvazione in consiglio, in variante. Quindi il progetto ci vuole. Quindi per ora questa fase che si è avviata, che è quella di aggiudicare l'incarico di progettazione, è una fase dovuta. Poi se deve essere approvato in variante, vedremo se questo è Sì, il ma sarà il caso. progetto che dovrà essere approvato in variante. Io non ne sono convinto, comunque Ma io dovrebbe neanche, essere un. non conosco quella parte del piano Esatto, regolatore. Mi non. ricordo che è destinazione cimiteriale, però non. Il forno è un servizio annesso al cimitero, quindi non è una destinazione diversa. Non lo so perché nascerebbe questa variante. Bisogna capire, leggere meglio le carte. Non le conosco, quindi qua non vi so dire nulla. Lo so, forse perché se occuperebbe un'altra superficie rispetto a quella che è all'attuale, può magari, forse. Bisognerebbe vedere il piano regolatore cosa prevede, magari parlare con le carte in mano. Ok, va bene, invece c'è Giulio Tantillo che doveva fare delle domande sul piano triennale. Giulio? Sul piano triennale io ribadisco che ancora qualcosa non va bene. Aspettiamo alcune risposte che non sono arrivate. E mi riferisco per esempio a quello che è, perché salvo l'illuminazione e quant'altro è stato fatto, a me quello che interessa è sapere che fine hanno fatto i lavori di sistemazione della via OR10 sul canale Borsellino, su via Leonardo da Vinci, quel tratto che dove abbiamo fatto il sopralluogo, dove dall'altra parte c'è quella la Greenway. Volevo sapere contemporaneamente che fine hanno fatto. E ci siamo proprio visto l'incidente in via Perpignano, che fine hanno fatto proprio quella sistemazione che riguardava proprio la via Perpignano. Ce
era inserita già nel 2000, già da tantissimi anni, era inserita e ancora oggi non ho notizie. Per finire, chiedo che mi si dica che fine hanno fatto anche gli interventi sui sistemi di smaltimento delle acque meteoriche per la copertura dei canali di maltempo, quelli che per intenderci erano nell'accordo quadro, che cosa, dove siamo arrivati. Vabbè, altre cose non ve le dico. Per ora mi interessano sapere queste perché già sono molte. Sul forno crematorio avrei da dire qualcosa in più, perché questi ritardi che ci sono stati su questa vicenda del forno crematorio, cioè io devo dire, cioè non esiste in nessuna parte forse del mondo che un'opera in questo modo, se fosse stata un'opera che voi vi ricordate quando noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quella delibera sul forno crematorio. Vi erano diversi privati che avevano tentato di poter, tentato, avevano presentato progetti per dire lo facciamo noi, e noi abbiamo detto, il Consiglio Comunale ha detto no, perché tanto c'era stato assicurato che nel giro di pochissimo tempo addirittura avevamo il primo, quello attuale, messo nelle condizioni di poter funzionare regolarmente e avere il secondo. Bene, sono trascorsi, credo, 7 anni, 8 anni, e non si è visto niente. Cioè, mi sembra una lungaggine assurda. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un forno crematorio, cioè che avendo quattro, cioè qua si parla del decreto del governo, e ben venga sul decreto del governo per la semplificazione. Speriamo che nella semplificazione edilizia vi siano pure queste cose in maniera tale che voi possiate approfittarne e poter fare queste cose in maniera veloce. Perché non è possibile che la quinta città d'Italia non sia nelle condizioni di poter avere un forno crematorio. Vedevo le interviste che hanno fatto il TGS, hanno fatto alle persone sulla vicenda del cimitero. E una signora correttamente diceva: ma è possibile che non possa, uno non può nemmeno seppellire i propri cari, e se uno vuole farsi cremare debba andare a Messina. La gente già sanno tutto su questa vicenda, la gente lo scopre quando viene colpita da un lutto all'interno della famiglia e capisce la grande difficoltà, e noi non abbiamo nemmeno questo. Questo è un fatto che io credo che mi rivolgo pure all'assessore, che noi per il futuro, quando si arriva, dobbiamo fare come fanno qua il governo, dovete darci delle date, ci dovete dare un cronoprogramma e delle date, perché così non può andare avanti. Allo stesso modo chiedo che questo qua mi venga dato le risposte sulle cose che vi avevamo già detto, anche perché Oh, Giulio, siccome sul ci sono i forno, soldi. tra l'altro, io ricordo quando si è trattato del project, scusami se ti interrompo, ma era sul forno, stavi cambiando. Ma io ricordo che nel project financing loro ci esponevano che praticamente è tutto prefabbricato, cioè si acquista il forno crematorio e si monta. Cioè io infatti non riesco a comprendere, l'avevo chiesto anche prima, come sia possibile che addirittura ci sia una gara per la progettazione, ma progettazione veramente non capisco di cosa. Consigliere Tantillo, io se lei me lo consente, le manderò un video che hanno mandato a me e da lì lei capirà il perché si fanno tante promesse e poi passa tanto tempo prima che le cose si realizzano. Perché io promesse non ne faccio mai, nel senso che non do mai date, non dico fra 6 mesi è tutto pronto, poi se fra 6 mesi è pronto è ancora meglio, però il fatto di dire è pronto, è fatto, lo sto facendo, ci vogliono 5 minuti, Assessore, scusa, a che cosa ci no, riferiamo? Che le prime cose che avevo non detto mi io erano la riferisco a delibera lei, del no, non mi CIPE. riferisco a lei, non mi riferisco a lei, mi riferisco a qualche parte politica che aveva l'abitudine che non c'entrate i consiglieri comunali, quindi escludendo il consiglio comunale, i consiglieri di circoscrizione, non. No, io voglio precisare che le prime cose che io ho detto sono Consigliere all'interno della delibera del CIPE, la numero 69, per intenderci del 2009.
Io quindi sono delle cose che hanno copertura finanziaria addirittura. Quella del forno crematorio invece è tutta Lei una ha storia a parte. perfettamente ragione, però io purtroppo sono costretta a dirle che sono state fatte tante promesse e poi in realtà situazione in cui noi siamo perché non si è andata avanti su determinate cose, magari se ne è portata avanti altre. Dico, magari la priorità era il tram piuttosto che essere il forno crematorio, si è lavorato di più sul tram per portarlo subito a gara, ad avere le autorizzazioni e così via. E quindi forse, non avendo le forze, ci si è fermati su altre cose. Le strade di cui lei parla sono quelle che erano inserite come finanziamenti all'interno di Agenda Urbana, giusto? Consigliere Tantillo, sono quelle le strade? Sì, sono quelle che erano state rimodulate, non ce le giriamo attorno, assessore. Il ragionamento è cioè, che vengono già delle risorse già assegnate ai progetti, ad alcuni progetti. Questo è, sono state finanziate Ma non sono alcune con il Polmetro e quindi su questa vicenda che io non ho capito la rimodulazione di queste opere finanziate. Voglio capire che fine hanno fatto, chi può avere scelto i soldi che sono stati messi per una cosa che erano stati trovati, perché le carte che i soldi c'erano ci sono. Io vorrei capire, tra tutti le dico quella sul canale, sulla via OR10, quei soldi c'erano. E quindi io devo capire, ho il diritto di sapere quei soldi dove sono andati a finire, quale opera è stata finanziata apposta di questo, un'opera voluta, le voglio ricordare, dal Consiglio Comunale. C'è un voto del Consiglio Comunale. Cioè, quindi dove sono andato a finire? Io questa vicenda bisogna chiarire fino in fondo questa vicenda dove sono andate a finire queste somme. Voglio ricordare che c'è un incarico, adesso non c'ho la delibera davanti, ma c'è di tutto e di più. Quindi voglio capire cosa sono state fatte. Sono stati tolti questi soldi lì, li hanno messi per fare qualche altra progettazione. No, non lo so dove sono andate a finire, però vorrei comprendere dove sono andate a finire e chi ha fatto quando si è fatta questa rimodulazione, chi l'ha portata e quali sono i motivi per cui l'hanno portata a tutta questa vicenda. Io credo che deve esserci, qualcuno ce l'ha da dire, del resto non è lontano, è del 2018. Sono d'accordo, credo che qui mancano, perché non sono stati invitati coloro che si occupano delle strade, perché solo loro possono saperlo. Ingegnere Verga, ingegnere Cittatti, possono sapere, come sono state rimodulate queste somme, dove sono, A che punto è anche la a che punto è la progettazione? progettazione. Purtroppo lei ha visto che nonostante gli inviti che sono stati fatti, oggi c'è. Tra l'altro posso chiederle, assessore, che su quegli interventi che ho citato, ci sono delle schede descrittive degli interventi? Per capire che cosa stiamo parlando, perché per la verità io su questa vicenda non ho capito che cosa è successo. Mentre c'eravamo in dirittura d'arrivo, qualcosa si blocca, quindi c'è qualcuno che dobbiamo invitare che ci venga a spiegare questa vicenda. Io credo che Credo di allora sì, io credo di sì. queste cose le dovrebbe sapere, se non vado errato, mi sembra che fosse il dottore Sacco, o sbaglio? Sì, è il dottore Sacco che non fa parte del mio servizio. L'ho capito. È lui che ha seguito tutte queste cose. Allora forse era opportuno che oggi ci fosse qui con noi pure Sacco e Però Tanto lo e che dovrebbero hanno sapere pure rimodulato quello, loro. scusi, il capo area della rigenerazione urbana e delle opere pubbliche, chi è in questo momento? Di Bartolomeo, ma E non quindi c'è. lo dovrebbe sapere, no? Anche lui. Non No, c'è. allora non c'era lui, devo dire non era lui, Non quindi non. credo che era quando furono fatte queste cose, credo che era Raineri. Raineri, era Raineri, glielo dico Era io, non era di Raineri, però Bartolomeo. dico anche di Bartolomeo aveva impegni e quindi in questo momento non c'è. Dico io posso, sapendo chi ha seguito, io posso chiamare il dottore Sacco perché.
No, beh, poi lo chiederò al presidente russo per capire, tanto parleremo quando si parlerà di questo piano generale di opere pubbliche, chiaramente che qualcosa ce l'avranno dire, mica il ce può Le si passare. ricorda che noi siamo venuti quando ci si vedeva ancora di presenza, Sì, se me lo da un ricordo, me lo pittore insieme a ricordo. Sacco e con D'Agostino, perché l'hanno seguita loro tutta questa Me lo vicenda. ricordo, sì, lei sì. Diciamo, voi non c'entravate nulla per la verità in questa. In quella fase non c'eravate nulla perché credo che la nota l'ha fatta proprio il dottore Sacco, credo che l'abbia Sì, fatta. proprio il dottore Sacco, comunque, che conosce bene, ci sta ancora lavorando. È lui quello che conosce bene la Eh rivolta. sì, e vabbè, si vede che successivamente inviteremo lui, lo chiederò al presidente russo di fare questa e vedere che cosa è successo. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, è stata una mia svista, pensavo fosse alle 10. Va bene, Giulio, allora su quanto riguarda questo chiarimento lo definiamo con il dottore Sacco, vedremo come organizzarlo nei prossimi giorni. Resta però un problema, dobbiamo Presidente. programmarci noi quando uscircene con il piano triennale delle opere pubbliche. Perché se noi non esitiamo questo, loro non possono predisporre il 2020. Consigliere, O Presidente. Presidente, come facciamo ad esitarlo se tutte le risposte ancora sono? Quando c'eravamo No, ancora eravamo ricorda bene sto dicendo. l'assessore, quando ci siamo visti ultimamente là, qualcuno ci doveva dare questo tipo di risposta, ma non è stato dato niente. Aggiungo una cosa, se mi è permesso, che noi avevamo chiesto nel 2017 di ricevere un report, ma forse mensile, Giulio, correggimi se sbaglio, o trimestrale, io non lo ricordo, per capire l'avanzamento delle proposte che potevano arrivare dai cittadini e comunque gli uffici portavano avanti rispetto alla composizione dell'elenco annuale. Sono passati 3 anni e noi questo Nessuno, report perché non questa è una cosa che abbiamo è lo già abbiamo mai. L'abbiamo verbale in commissione. sollecitato. Cioè noi non L'abbiamo ci sollecitato. troveremmo ora ad avere questi dubbi se, come è stato richiesto, avessimo ricevuto il report. Il report ogni 3 mesi, ma nessuno lo ha fatto, nessuno. Mai. L'abbiamo Sicuramente non saremmo qua sollecitato. a chiedere queste cose sul forno o quant'altro, se Anche c'era una relazione perché semestrale. avevamo chiesto pure di occuparci e allargo un po' la prospettiva del consigliere Tantillo di occuparci con priorità assoluta dei cosiddetti tappi, è una parola che a me fa sempre Esatto, sì. piacere. E anche questa è stata una richiesta che ha avanzato il consiglio, la commissione che si è preposta proprio a questo ed è stato ignorato. Nonostante abbiamo dedicato, correggetemi anche qui se sbaglio, diverse sedute sullo specifico problema di alcuni tappi, da via Iace a via, non mi ricordo quello vicino Brancaccio come si chiamava, a quella che ha citato Giulio adesso. Quindi anche questa è una, diciamo, un'ulteriore mancanza totale di rispetto istituzionale e del ruolo che la Commissione ha. Per cui a me fa ridere approvare ora il programma No, triennale, non però. è che dobbiamo approvarlo. No, Il no, piano allora votarlo, perché è. chiaro che il voto sarà contrario, perché non può essere altrimenti. Una, Ma non. perfetto. Cioè, Ma questa è è la un mancanza problema che dovrà risolvere il di Consiglio Comunale poi, legislazione. Giulia. Sì, va bene, Presidente Russo, chiaro. prima di approvarlo, io chiederò una sfilza di convocazione di persone che debbono sfilare da questa commissione. Questo io chiedo, perché non è che è possibile che si fa un voto. Noi voteremo contrari, è evidente. Già annuncio io, annuncio per la Io collega pure lo Crosi, annuncio. voterò contrario al piano generale delle opere pubbliche e poi se dobbiamo dare battaglia in Consiglio Comunale la daremo a 360 gradi, vista evidente su questa vicenda. Anch'io voterò contro, mi schiero contro questo piano generale delle opere pubbliche che non ha nulla È per vergognoso, cioè è lo specchio di una città bloccata, una città che bloccare, in un è così, anno è così. spende 4 milioni e mezzo per fare manutenzione straordinaria, si dovrebbe vergognare di esistere. Appunto. E noi, una la città, va a affrontare un piano generale delle opere pubbliche senza che ci sia un'opera per la città, una Una, piccola neanche una. strada per la città. Allora, sono perfettamente concorde con Giulio Tantillo e Giulia Giroff, perfettamente.
Però vi dico una cosa, noi per arrivare a tutto questo, io vi chiedo di mettere uno dietro l'altro il nome di chi volete convocare nei prossimi giorni, perché ritengo che in ogni caso noi dobbiamo esitare fra un mese, fra 15 giorni, fra 20 giorni, quando la commissione sarà pronta a dare prima un parere e poi trasmetterlo al Consiglio Comunale. Allora, ma posso dire che secondo me anche senza le risposte, anzi proprio perché le risposte con 6 mesi di ritardo rispetto alla chiusura dell'anno solare non ci sono, il voto diventa ancora più motivatamente negativo, da una parte tecnicamente e ora anche politicamente, che noi non abbiamo nessuna risposta è un motivo più che valido, forse per rimandare indietro l'atto addirittura, neanche per votarlo, per rimandarlo indietro. Ma questo lo decide il Consiglio Comunale. Sì, lo capisco, però è per dire che forse non abbiamo neanche bisogno di aspettare le risposte, sto ragionando insieme a voi. Cioè il fatto che le risposte ancora non ci siano mi sembra sufficiente come strumento di valutazione, non pensi Giulio? È Giulio che ha posto un quesito, dice voglio sapere, io a questo punto mi devo adeguare a quello che il collega mi dice. E a quel punto dico metti giù un elenco di interventi che dobbiamo fare con gli uffici e li programmiamo, perché in ogni caso ribadisco è necessario per la predisposizione per il piano triennale, bello o brutto che sarà, del piano triennale 2000 e il piano annuale 2020. Se non ci togliamo questo, che deve essere praticamente la base di trasferimento, non potranno prepararlo nemmeno. Per questo, Mimmo, sto dicendo che forse siamo addirittura ancora più incentivati a esprimere pareri. Io accetto il tuo ragionamento, ma Giulio mi può... No, è chiaro, lui ha fatto delle richieste, quindi aspettiamo che... Aspetto che Giulio mi dica... o le richieste o mi assuma un comportamento come quello tuo che mi dice ma sai che ti dico, a questo punto andiamo in aula, andiamo a bisognare in aula la restituzione, tutto quello che può venire fuori, però è chiaro che ci deve essere. Il discorso che abbiamo fatto l'altra volta in aula, non è possibile che arrivano proposte di delibera che fanno sempre schifo, scusate, senza offesa per nessuno, anche perché qua credo che le responsabilità non siano di... Abbiamo cominciato da un po' di mesi a rimandare indietro gli atti. Questo era inaccettabile un anno fa, adesso è ridicolo, proprio ridicolo. A chiedere altre informazioni, che è legittimo, ma forse può essere svincolato dal parere, sembra quasi che ci dobbiamo adeguare a una situazione veramente ridicola. 12 interventi, 4 realizzati, 4 milioni e mezzo in una città che è la quinta città d'Italia, c'è un paese di 200 anime fa numeri del genere, e questo è lo specchio di un'economia bloccata, e non è bloccata per l'emergenza Covid-19, votarlo ora ci permette di fare anche una valutazione rispetto alle cavolate che ci vengono raccontate, è tutto fermo per il Covid? No, perché questo elenco annuale che è dell'anno scorso, ci racconta esattamente che cosa fa questa amministrazione comunale. Nulla. Nulla, perché siamo all'anno scorso. E io vi ricordo che dobbiamo predisporre quello del 2020. Cioè, dare impulso a quello che è stato. In questo momento io non ho difficoltà. Per me è imbarazzante. No, per me è imbarazzante per me, consigliere Girotto. Ecco, io lo so, infatti non voglio inferire. Perché la commissione non ha invitato tutte le persone che doveva invitare per poter avere le risposte. Quindi cominciate a capire prima chi dovete invitare e poi cominciate ad offendere. Perché io ringrazio il consigliere Santillo che fa sempre con molta educazione, ma lei non può continuare in questa maniera ad offendere l'amministrazione in questo modo. Chiaro anche della Giroppi, ora mi comincio a seccare pure io. Però assessore, mica parlava di lei. Assolutamente, Maria. La collega non parlava di Maria, guarda che stai facendo confusione. Assessore, lei è arrivato adesso. Parliamo di una vicenda
che è arrivata prima che ci fosse lei. Perché quello io sono arrivata adesso e ha un anno che porto soldi a questa città, al punto che mio figlio ma che lo fa fare? Portali a noi i soldi invece. Ma il piano non è quello di quest'anno. Assessore, però mi scusi, ma io ho precisato che le persone che erano presenti qua non le ritenevo responsabili. Forse questo passaggio lei non parlava di lei, assessore, sia tranquilla. Ok, però non ho specificato. Ho detto offesa io che non ha fatto niente la mia. Non parlava di lei. Io da quando sono arrivata, assieme al mio capo aria, abbiamo portato centinaia di milioni di euro a questa amministrazione. Ora devono partire i progetti, ci sono quasi, ora devono partire gli e attuali. Io questo a lei glielo riconosco ed è il motivo per cui ho precisato che mi dispiaceva dirlo davanti alle persone che sono responsabili. Quindi se no io le chiedo scusa perché proprio non era assolutamente mia intenzione e i miei colleghi lo sanno bene che quando che se chiedo scusa è perché... No, ma più che altro dico a Giulia, se posso permettermi, io mi sono scusato per il ritardo e non entro nel merito, ma casomai la congediamo, nel senso io sono qua da 20 minuti e non c'è stata una sola domanda, sono tutte considerazioni, il problema è proprio la modalità con cui si affronta questo conflitto. No, le domande sono arrivate adesso. No, sto... Le domande ci sono state prima, ma sono arrivate adesso. Scusa. Consigliere Merluso, ci sono alcune domande a cui deve rispondere il dottore Sacco. Non possiamo rispondere noi. L'ho capito perfettamente, stavo sottolineando che negli ultimi 20 minuti è un tipo di confronto politico del tutto legittimo, di opinioni politiche, di valutazioni. E noi siamo in commissione per ascoltare alcune risposte. Forse questa è anche la modalità più corretta. Poi facciamo il confronto, ognuno le può valutare. Le chiedo scusa, però la mia valutazione... No, lei non mi deve chiedere scusa. Io quando sento parlare di amministrazione, sono io che rappresento l'amministrazione oggi. Di conseguenza sì, è chiaro che... Okay. La motivazione... A giugno del 2020, l'elenco annuale del 2019, che aveva 10 opere e di queste 12, scusate, tutte di manutenzione straordinaria, tranne una, e di queste se ne sono realizzate 4, di cui una non comunale per un totale di 4 milioni e mezzo. Cioè sono numeri imbarazzanti, io non mi riferivo a lei, però lo capiamo che questi numeri li fa un paese di 200 anime, non la quinta città d'Italia, e che rappresenta un'economia bloccata. Tra l'altro, giusto per avvalorare la cosa che le dico, che lei non ne ha responsabilità, viene questo elenco annuale, chiaramente, viene dall'anno precedente dove lei neanche era in giunta. Quindi non ha nessunissima responsabilità in questo, probabilmente i frutti del suo lavoro li vedremo nell'elenco annuale, semmai arriverà 2020-2022. Ma questo che noi stiamo fotografando in estremo ritardo ci racconta una situazione drammatica. E non era un'offesa a lei, I numeri non mentono. 12 interventi di cui se ne realizzano 4, non va bene, ma proprio non va bene. Non è... Allora, il 2020 già sono 72 milioni. Questo è quello preventivo. Gli interventi che stiamo programmando per il 2020 ammontano a 72 milioni, 4 milioni del 2019 da realizzare. Bene, ma lui voglio dire una cosa. Gli unici 3 che rimangono. Allora mi dice l'ingegnere Intravaia che per il 2020 ci sono programmati, ma a me sembrano pochi, 72 milioni di interventi che devono andare a gara, però a me sembrano... Mancano ancora, attenzione. A me sembrano pochi perché abbiamo chiuso l'accordo di programma che è di 58 milioni e in più ci sono delle opere urgentissime che sono quelle... territorio ambiente, riguardano le opere di Mondello e per gli allagamenti di Mondello e Ciaculli Croce Verde sono altri 20 milioni di euro e in più a fine estate firmeremo l'accordo di programma, perché ho già parlato col sottosegretario che ha la delega per quanto riguarda i famosi 90 milioni. Esatto, quindi a me sembra difficile che sono solo 72 milioni quelli del elenco annuale. Sì, è elenco annuale, però credo che alcune opere devono partire quasi subito perché ci sono problemi con, specialmente quelli per gli allagamenti, ci sono dei problemi perché ancora non sappiamo se la proroga ci sarà o non ci sarà della chiusura dei lavori nel 2023. Dovrebbe esserci la proroga, però li dovremmo fare partire nel più breve tempo possibile.
sì. Mi permetto di dire che ci dovrebbero essere anche i 30 milioni a cui sottrarre i 4,5 che stavano nell'elenco annuale, quello di cui stiamo parlando ora, e che non essendo realizzati dovrebbero automaticamente passare a quello del 20. Sì, 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 ma infatti io per questo dico che mi sembrano pochi 72 milioni, perché là ci sono pure questi 30 milioni inseriti dentro. Ma noi non possiamo chiedervi di ricevere, come se fosse uno dei report che aspettiamo da tempo, la bozza di questo elenco di interventi che voi avete intenzione di inserire nell'annuale. Integrare, consigliera Giroffi. Da integrare, come un lavoro da... è da integrare, perché noi dobbiamo inserire alcuni progetti che abbiamo già pronti e possono andare in gara, e poi dobbiamo inserire quello che, di cui parlavo io adesso. Quindi... 2020, ma è una bozza, perché vi dico già io che mancano progetti, non è questa la cifra su cui si può andare, anche se siamo a metà anno. Se voi avete bisogno di questa bozza, noi ve la mandiamo, non abbiamo nulla da nascondere, e a me piace lavorare in sintonia col Consiglio Comunale, non ho voglia di litigare con nessuno, perché si riesce a lavorare quando si lavora in equip, allora si va avanti. Se si lavora in solitario non si va da nessuna parte, questa è la mia opinione. C'è sicuramente la massima collaborazione e penso di averlo dimostrato sempre. E adesso dica all'ingegnere Intravaia di farla avere alla vostra commissione, considerato che è una bozza, come vi sto dicendo, perché per me... Però di che è giusto che voi lo chiediate? Noi lo consideriamo come un report, è diverso. Ancora più bello. Sapete chi era l'assessore quando è venuto per parlare di queste cose? Ve lo manda alla commissione, la commissione ve lo fa avere in questa maniera. Sì, assessore, quando lei era presente, ora mi sono ricordato, ho avuto un flash. Quando lei era presente e abbiamo parlato di questa, c'era pure Sacco. Esatto. Sacco era presente, si ricorda che era presente un altro assessore e che aveva preso l'impegno? Ora me lo sono ricordato. Sì, e per questo io le dicevo. Era l'assessore al patrimonio e al bilancio, esatto, che aveva preso questo impegno, che era in commissione. Ora me lo sono ricordato, un flash. Io non ho voluto mi sono ricordato di questa cosa. Consigliere Tantillo, io non ho voluto fare polemica poco fa con i miei colleghi assessori, ho parlato di Sacco. Ma mi riferivo a questo. Perché c'era l'assessore al patrimonio? Sì, ora me lo sono ricordato adesso. Esatto. Perché ho adesso avuto un flash e mi sono ricordato questa cosa. Infatti, ora lo chiamerò, così vediamo se può dare insieme a Sacco per capire che credo che nel finanziamento siano state inserite quelle richieste. Perché credo che sia venuto lui, perché era stato lui il firmatario di quell'atto di giunta. Esatto. Lo presento perché cosa era avvenuto. Io lo ricordo anch'io, credo che ci fossi pure io già. Sì, c'era, sì, aveva sì, portato sì. Lui una rimodulazione, la portò in giunta, fu lui a portare questa cosa. Allora, sì, adesso mi ricordo tutta la storia. E era venuto, infatti aveva detto che trovava una soluzione, ma non ci hanno detto più niente. Perché ne abbiamo parlato e io gli ho detto che era indispensabile le richieste che lei... Esatto, sì, adesso me lo sono ricordato adesso, mentre... E dovevano essere inserite. Esatto. Credo che però lo sa Sacco. Qua dal mio ufficio non l'abbiamo noi, non ce l'hanno mandato questo report, non l'abbiamo. Vabbè, il presidente Russo inviterà l'assessore D'Agostino, Sacco, il nuovo capoarea, che in questo caso è Di Bartolomeo, così faremo una riunione e chiariremo questo e poi daremo il suo voto al piano generale delle opere pubbliche. Vabbè, io vi voglio fare un'altra... 2020... emendamento, insomma, dovrò fare un inserimento perché noi ci stiamo occupando della manutenzione strade, di conseguenza lo devo inserire nel piano triennale e quindi adesso lo sto dicendo qui davanti a voi al ingegnere Intravaia, e che una cosa c'è tra le priorità, c'è questa priorità che deve essere inserita. Noi non possiamo andare a gara, non possiamo fare niente se non è nel piano triennale. In più, assessore, noi avevamo chiesto oggi la presenza anche degli uffici dell'edilizia scolastica perché ci piaceva
Capire anche in assoluto sono domande che personalmente faccio dall'inizio della consiliatura, quindi da agosto del 2017, e gli uffici dell'edilizia scolastica non si sono mai, ripeto mai, conferma o correggimi se sbaglio, Presidente, degnati di presentarsi. Ogni volta ci dicono che hanno degli impegni, che mi sembra normale, non è che noi invitiamo gente che normalmente non fa niente. Di base sappiamo che lavorano. Perché è importante in assoluto? Perché su questo non si sa mai nulla, cioè nessuno risponde, ma lo è in questo momento in maniera particolare perché le scuole hanno bisogno di una serie di adeguamenti neanche tanto chiari da fare ancora e noi volevamo avere un quadro della situazione e immaginavo anche che tutto questo avrebbe avuto o dovrebbe avere delle ricadute sull'elenco annuale. Eppure abbiamo ricevuto un'email stamattina dove l'architetto De Angelis per l'ennesima volta ci racconta di essere impegnata e quindi non viene. Questo per me non va bene. Secondo me andrebbe, Presidente, correggimi anche qui se sbaglio, visto che è l'ennesima volta che succede, mandato anche un provvedimento disciplinare, perché non ci si può negare. Sono d'accordo con lei perché si sono negate tutte e due, sia la De Angelis che la Romeo. E lo fanno da 3 anni, assessore, è 3 anni che le invitiamo e 3 anni che non vengono. Lo so benissimo, e quando vanno alla riunione solo per creare problemi, non per risolverli. Questa è una cosa su cui io e il capo area stiamo lavorando, perché non è più possibile tenere in quel ruolo delle persone che lavorano contro l'assessorato scuola e contro la città, perché non possono risolvere i problemi. Io vi posso aggiornare su quello che stiamo facendo, su quello che riguarda l'edilizia scolastica per quanto riguarda il Covid, perché fino a ieri abbiamo avuto una riunione con l'assessore Marano, dove praticamente stiamo vedendo come fare partire determinate situazioni. Avremo un incontro lunedì mattina. Lunedì mattina avremo un incontro, credo che sia anche con l'assessore Marano e come dire, i responsabili delle scuole. Perché dobbiamo capire un attimo, c'è 1,8 milioni disponibile, ci sono poteri speciali dati al sindaco e dobbiamo capire esattamente come procedere nel più breve tempo possibile. E io devo dirvi, sono molto preoccupata perché con questi funzionari che io mi ritrovo, escluso qualcuno, all'interno dell'ufficio dell'edilizia scolastica, ho paura che fanno del sabotaggio. Mi dispiace, io sono costretta a dirlo in commissione perché i comportamenti di queste persone non sono lineari e non sono i comportamenti dei funzionari del comune che devono collaborare con tutta l'amministrazione, compresi. Quindi io vi assicuro a tutti che stiamo lavorando assieme Assessore, noi raccogliamo all'assessore la sua denuncia e la facciamo nostra. Perché se un assessore viene in commissione, in un luogo istituzionale, e fa una denuncia del genere, secondo me la commissione, considerando che il tema era anche questo, è tenuta ad andare avanti. Assolutamente. Tra l'altro ci costa come commissione perché, ripeto, non sono venuti mai. Io, per esempio, all'architetto De Angelis volevo chiedere informazioni sul concorso che il 10 luglio prossimo, quindi tra 7 giorni, celebrerà 2 anni dalla proclamazione del vincitore. Noi non abbiamo idea. Quale concorso? Io non so di concorso. Il concorso di Dico sono di stati fatti quale. 5 concorsi di progettazione a Palermo nel Sì. 2017. L'unico che è andato in carico è quello del tram, cioè il più complesso di tutti. Nel giro di 4 mesi aveva un accordo firmato, per me illegittimo oggi, di 27 milioni di euro. Quello sulle due, i due poli scolastici, nord e sud. Ancora no, noi non ne sappiamo niente, niente. E fra 7 giorni si celebrano i 2 anni. Lei ha qualche informazione da darci al riguardo, visto che l'architetto De Angelis e l'architetto Romeo sono talmente impegnate da non poter venire in commissione 10 minuti a dare due risposte? E qua c'è il nostro capo area. Buongiorno a tutti, ho ascoltato attentamente. È meglio ascoltare per ora piuttosto che parlare, devo dire. No, ancora. Completati. Ora informo meglio, uno è più avanti e l'altro ci sono Roberto Romeo e Diretta De Angelis che se ne occupano anche come RUP. So che ancora non sono stati aggiudicati, comunque, cioè sono stati aggiudicati i gruppi di progettazione, però ancora. A voi non sembra strano che di 5 progetti l'unico che è andato avanti è quello del tram?
in contrasto le priorità su cui non voglio. Ognuno sono scelte. No, non, però non può essere una scelta, perché qui dovrebbe essere prioritario l'interesse dei cittadini. Chi l'ha detto che l'interesse dei cittadini era prendere soldi per un concorso pubblico e buttarli a mare? In quattro casi su cinque. Scusami Giulia, un dato importante, voglio comunicare anche per rastenerare un po' gli animi che intanto noi abbiamo avuto, cioè dico, queste sono certezze che vi dico, avendo avuto un'interlocuzione la settimana scorsa con la presidenza del Consiglio, tutti i soldi per quanto riguardano il tram, i poli scolastici e comunque i cinque concorsi sono tutti salvi e sono finanziati, quindi non stiamo perdendo nulla ed è così. Perdiamo tempo però se in 2 anni non si riesce a dare un incarico, due incarichi, perché sono due poli scolastici. Purtroppo in questo momento io ho difficoltà estreme perché i primi a essere latitanti sono i dirigenti con cui pure è difficile definitivamente in ufficio ogni giorno come sono io, che non ho perso un giorno di ufficio da quando c'è il Covid, sono sempre stato presente anche in quanto capoaria della Protezione Civile e anche il funzionario la faremo rientrare tutti, anzi dal 1° agosto ci sarà in assoluto il rientro di tutti gli uffici, mi viene solo la responsabilità, pazienza, vorrei Bravo architetto! ti becca il Bravo! Covid me la accollo io la responsabilità, perché sono stufo di quei, perché tutti hanno la mezza scusa per non fare niente, diciamoci le cose come stanno. Lavorano forse un'ora al giorno e sono stufo di questo andazzo, devo dire. Quindi ora già farò una disposizione subito. Mando una però ufficiali. Glielo chiedo via mail e ve li giro ufficialmente sullo stato dell'arte dei poli scolastici. Nel dettaglio ve lo mando direttamente come commissione. Che bello, grazie, finalmente. Grazie, grazie. Nicola, io ti aggiungo che col segretario generale ieri abbiamo avuto questo discorso del ritorno al lavoro e lui ci ha detto che il documento di valutazione dei rischi, quindi il DVR del comune, che è stato aggiornato proprio per questa vicenda del Covid, e che quindi questo rientro progressivo dopo il 31 luglio, chiaramente, perché vige Io lo voglio fare totale, il me ne assumo DPCM, la quindi sarà anche responsabilità. per noi. Praticamente stiamo studiando la formula che noi chiaramente lasciamo perdere ad agosto, ma sicuramente già a settembre tutti torneranno al lavoro. Quindi si sta lavorando per questo, si sta facendo un programma e come poter. In questi giorni saranno fatti dei sopralluoghi, infatti, proprio per vedere, perché diceva ieri il segretario, di sicuro la distanza sociale, quella che è la distanza sociale e gli accorgimenti, come mascherina e quant'altro, questo verranno mantenute, dovranno essere mantenute. Forte questo, infatti, anche noi torneremo al lavoro e anche gli In uffici. presenza è meglio, è tutt'altra cosa. No, no, di presenza, di presenza. Dice però di presenza D'accordissimo. mantenendo la distanza sociale, quello che hai Ma ce detto tu, l'abbiamo. di presenza ma con la distanza sociale però. Per Poi esempio, ormai la stanno commissione, andando. sono cinque componenti, si dovranno mettere a 1 metro ciascuno, tutto qua. Infatti, Esatto. Allora, negli uffici, consigliere Tattillo, non sarà tanto semplice rientrare al 100% in contemporanea. Secondo me si dovranno fare orari diversi, come si farà nelle scuole, alternati. un Sì, un doppio doppio turno, esatto, un doppio turno. Secondo me, dico, non ci sto lavorando io perché è una competenza dell'ufficio personale, quindi non voglio entrare nel merito, ma ci vado per logica. Siccome le distanze si devono mantenere, e siccome in alcune stanze sono stanze di 4x4, ci sono magari 3 scrivanie, magari potranno rientrarne due e uno rientrare in un momento successivo, cioè fare degli slittamenti di orari. Però è giusto che si ritorni a lavorare in presenza tutti. No, ha ragione di Bartolomeo, si produce molto poco, devo dire. Che Sotto tutti i punti di stiamo vista. avendo, ci sono persone che stanno lavorando forse il doppio, e ci sono persone invece che è come se non esistessero. Io vi dico anche di alcuni dirigenti di questo settore che non si vedono, non si sentono, non Non è rispondo al corretto. telefono. Non è corretto questo. Quindi dico, anche noi abbiamo delle lagnanze, delle Ci trovate difficoltà tutti d'accordo? Qua ed è l'abbiamo lo detto al segretario generale, dimostrazione. noi il Consiglio Comunale è Consigliere tutto d'accordo su Tranquillo, questa vicenda. io le devo dire che io e il capo area siamo stati presenti anche nel periodo del Covid.
con l'ingegnere Intravalle, che è stato sempre disponibile, qualche altra persona sempre disponibile per poter lavorare. E quindi dico, per noi si sfonda una porta aperta, non ci siamo fatti i mesi a casa, abbiamo continuato a lavorare perché purtroppo ci siamo accorti che per telefono o in teleconferenza non riusciremo a portare avanti quelle cose che si sono chiuse proprio nel periodo del Covid. Abbiamo firmato la convenzione con Territorio Ambiente nel periodo del Covid e nel periodo del Covid quella con l'assessorato alle infrastrutture per i fondi ex GESCAL. Lì ci sono altre due scuole da realizzare nei fondi ex GESCAL e quindi anche lì ci sono cose importantissime e quando volete ne parliamo insieme, perché io sono sempre disponibile, perché il consigliere deve conoscere quello che fa l'amministrazione. Io sono di questa, ma la democrazia non quella che c'è in tutti i regni adesso, no, io sono per la democrazia di Pericle e voi capite cosa voglio dire quando dico che sono Pericle, giusto? Da te ne facciamo così. Allora, intanto ringraziamo l'assessore per i chiarimenti che ci ha dato. Gli uffici, il dottor Intravaia e in ultimo il dottore Di Bartolomeo, che è l'architetto Di Bartolomeo, che ci ha dato buone notizie, diciamo. Scusate, volevo dire, intanto vi mandiamo ora il report. A questo mi riferivo io e alle notizie che ci hai dato. E anche alle notizie, vi mando anche quella del polo scolastico, spero in giornata, anzi sicuramente. Grazie. Perché... anche alla Greenway, che era un altro dei concorsi. Troppo lunga la discussione sul Greenway, cioè ci sono un poco di problemi interni, diciamo. Giulia, accontentati. Va bene, mi accontento. Potremmo starci due ore, perché è meglio farlo di presenza. No, che... la domanda però era semplice. Il contratto non è stato fatto ancora, di progettazione. Non è stato fatto, ma diciamo, devo dire, ci sono diatribe tra me e RUP in quel caso. Quello era obiettivamente più complesso perché c'erano due vincitori ex aequo, ma nel caso dei due poli scolastici è lineare la procedura, almeno non è un problema. Il problema ce l'ho con la Greenway, ma è un discorso proprio di tra me, il dirigente dell'ufficio e RUP. Ma siccome il dirigente dell'ufficio e RUP poi hanno piena autonomia, malgrado non condivido le loro scelte, andranno avanti. Che ho contestato per iscritto, ma questo è un altro aspetto. Però loro sicuramente lo stanno per firmare. E allora, assessore, architetto, anzi, architetti, facciamo così, per oggi ci fermiamo in questo momento, rimandando tutto all'incontro con l'assessore al patrimonio, il dottore Sacco, tutti gli uffici che devono intervenire, gli uffici edilizia scolastica deve intervenire, anche l'ufficio strada, ingegnere Berga e l'ingegnere Cittati devono essere. Allora, io invito la segreteria a prendere. Potete invitare anche i dirigenti, per cortesia. Certo. Perché loro hanno piena autonomia. Io sono allora se devono firmare gli atti. Dottore Pedicone e dottoressa sì, Ferreri. Però io sì, sono anche, d'accordo. Almeno sentono, anche se non faranno. Tanto non di... Allora, ma facciamo. Voi ve li potevate portare comunque, poi vi invito, lo facciamo alla. Dovrebbero rispondere al telefono. Allora, io se volete vi faccio gli inviti a tutti. Comunque voi potete segnalarci o eventualmente invitare le persone che ritenete opportuna, anche perché, ripeto, per me oggi diventa prioritario approvare o rimandare il piano triennale delle opere pubbliche, perché se no, oltre che avere fatto il nulla per il 2019, ci troviamo a fare il nulla per il 2020, visto che siamo al mese di luglio. Certo. Quindi io non mi voglio assumere questa responsabilità. Siccome deve essere trasferito quello che non è stato fatto nel 2019 nel 2020, se no non si può procedere, io ritengo che sia indispensabile che noi
nel giro di una settimana facciamo questa mega riunione e si esprime un parere, bello o brutto non è importante, ma mettiamo l'amministrazione, gli uffici nelle condizioni di poter fare immediatamente il piano triennale, il piano annuale, e quindi arrivare in aula in tempo utile per poter impegnare quelle somme che sono state messe già in cantiere. Perfetto. I prossimi inviti li possiamo fare con un più uno, più due? Come? I prossimi inviti in commissione li facciamo con un più uno. Ognuno può venire accompagnato. Diciamo che... Facciamo come a Napoli, l'invitato può invitare. Vabbè. Diciamo che... buongiorno, architetto Di Bartolomeo, ciao. Scusate il ritardo. Non so se avete parlato di Via Perpignano, il caso di Via Perpignano. Perché no, sono... ne parleremo alla prossima riunione. Vabbè, se l'ho sollevato, fare... collega, l'ho sollevato. Ah, perfetto. Era tra quelle strade ritardo che bisognava fare e che ci debbano dare una risposta. C'era pure. Verrà il dottore Sacco. Allora, Giulio, abbiamo le idee chiare o chiediamo ancora qualche nominativo da invitare per programmare la questa riunione? No, io credo che hai chiaro il piano per le persone da invitare. Su questa vicenda, su questa vicenda, ha detto l'assessore della Costituzione. Se l'architetto Di Bartolomeo, che non era presente, su questa storia di queste vie, cioè la via Perpignano, la via UR10, se lui aveva sacco per queste. Come? Pensavo che era per sullo svincolo di via Perpignano, cosa per... Allora, il problema è accelerare anche più queste opere. Ciao assessore. Ciao, scusami Giulio, tu parli dello svincolo di via Perpignano? No, sono due cose diverse. Lo svincolo è una cosa, il rifacimento di via Perpignano è un'altra cosa, che era stato inserito, il rifacimento di via Perpignano era stato inserito in quel blocco delle opere, quello che erano, erano state finanziate. Sono due cose diverse. Ma poi c'è il problema sovrappassi, il sottopasso famoso. Questo è lo svincolo, il sottopasso è lo svincolo. Era inserito nello svincolo. Mentre quello che era stato, che era il Consiglio Comunale aveva detto di fare, era questo, il rifacimento della via Perpignano per questo allargamento, in maniera tale che si potesse allargare anche questa via. Questo qua, ho visto che i residenti per esempio chiedevano questa vicenda del senso unico, il poter allargare, perché non è tutta questa storia, se si va almeno sul rifacimento, un allargamento anche di una strada, è già una cosa diversa. Sì, i residenti chiedono che venga ripristinato l'immissione sulla via della Regione Siciliana, almeno in un senso, perché l'immissione delle macchine diminuisce il problema per i pedoni e l'attraversamento, perché ormai, insomma, dopo la morte di Agostino il problema è diventato molto grave, il quartiere si è allarmato, stanno facendo una raccolta di firme per chiedere provvedimenti urgenti. E poi hanno chiesto appunto di chiedere a voi che qualsiasi sovrappasso previsto possa essere aperto, perché hanno paura, vista la mancanza di controllo, perché non c'è più il personale che prima era dedicato, non vogliono attraversare né sottopassi né sovrappassi chiusi, perché hanno paura, le ragazze soprattutto. Quindi questa è una cosa che va considerata. Spostato un po', perché oltre a tanti altri temi che ci aspettiamo di trovare su nuovo, per esempio il Ponte Corleone nessuno se l'è dimenticato, giusto per non creare. No, vabbè, sono perfettamente d'accordo io con voi e con i residenti, cioè i sovrappassi devono essere aperti, perché quantomeno sono sicuri, perché c'è sempre qualcuno che vede. Chiaramente vi dico, in un sottopasso o sovrappasso che sia al chiuso, ma non a Palermo, in qualunque città del mondo. Sì, infatti. No, ho fatto un'interrogazione su questo. Io sono costretta a chiedervi scusa, ma se volete vi lascio con i tecnici. Io devo scappare a Palazzo delle Aquile, che ho una riunione là. Va bene, assessore. Arrivederci, grazie.
Ci risentiamo la prossima settimana perché dobbiamo concludere questo. Va bene, tenete in considerazione che noi siamo disponibili ad essere presenti. Quindi sì, dobbiamo chiudere, l'assessore, devo mettere tutto in cammino. Sto ricordando all'ingegnere di Navaia che vi deve mandare quanto alla commissione. Io vi saluto, arrivederci. Io chiedo solo arrivederci. Ma l'architetto di Bartolomeo può rimanere altri 2 minuti con noi? Sì, qua sono. Dice. Allora, io purtroppo dovrei portarmi il... Posso fare un collegamento con un altro computer, ma ci vuole 11 minuti, il tempo che ci colleghiamo. Perché c'ho lì una riunione e poi sempre lì, perché in concomitanza una Flash, lo facciamo ora e poi ci aggiorniamo. Vi chiedo solo di non farla martedì che sono in tribunale, solo questo, come giorno per la prossima seduta. Lo facciamo mercoledì prossimo. Mercoledì va bene. Però se c'è qualche domanda flash... Ma io volevo solo sapere se c'erano aggiornamenti su una nota che è e deve rimanere riservata che ci avevi annunciato. Sì, certo. È stata inviata. Chiaramente è per voi tutti, ovviamente, è ovvio che potete leggerla tutti. È stata inviata al presidente? A me interessa solo che non venga distribuita nei giornali, questa è la cosa principale. E questo ovviamente rientra tra le responsabilità del consigliere. La riservatezza è parte delle responsabilità del consigliere. Perché si parla di argomenti delicati per questo. Ah, vabbè, allora ce la facciamo girare dal presidente. No, la venite a leggere la prossima settimana in ufficio. Ma però, presidente, scusa. La faccio leggere. Ma se il consigliere si assume la responsabilità, perché non la può avere trasmessa? Io l'ho mandata, devo dire, non via mail, l'ho mandata direttamente da busta di casa, perché purtroppo... È in bocca. Controllate, diciamo così, ecco. Va bene, allora però, presidente, indicaci un luogo dove la possiamo verificare. Sì, poi martedì, io sono d'accordo, vedo sulla riservatezza. Martedì non posso stare con tutta questa curiosità. No, non è giusto. Scusami, ma chi ti vieta di andare a inguitare il consigliere Russo a casa sua? Nessuno te lo vieta. Ma c'è casa? Anzi, ti offre un caffè. Io ho un caffè. Perfetto, verrà inquietato il presidente. Ma lei in qualunque momento mi può inquietare. Ma allora posso farne un'altra? Non è una domanda, però è una richiesta, in modo che la prossima volta ci vediamo magari possiamo avere chiarimenti. Io sono pure molto curiosa sui 90 milioni che ha poco fa citato l'assessore. Ho parlato più o meno un anno fa che erano destinati al rifacimento di piazze e edifici comunali, con l'eccezione di 3. Di competenza invece regionale o statale, non ricordo. Esatto. Non è stato toccato niente dal programma di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Abbiamo detto ma che no, non ne abbiamo parlato mai, non sappiamo niente. Parleremo. Perfetto, ne parleremo la prossima volta. Possiamo parlare perché non è questo il problema. Io non ho qui tutta la documentazione per poterne parlare. Ora in ogni caso non potrei farlo. Si chiama CIS. Era un po' memoria per la prossima volta, infatti. Va bene, ne possiamo parlare per la prossima volta. Portiamo i grafici in modo che li potete vedere, ma abbiamo lasciato, perché c'era stato chiesto se volevamo fare modifiche, ma abbiamo detto che volevamo lasciare tutto per com'era, perché già era un ottimo programma. E quindi speriamo di riuscire a firmarlo veramente prima che finisca l'estate, come ci è stato promesso. Ma ve lo possiamo illustrare prima, non è un problema questo, va bene? Abbiamo l'impegno che alla prossima riunione vi illustriamo anche questo, dopo che abbiamo risolto i problemi che ponevate voi sulle strade e le opere pubbliche che sono state messe o non messe nel piano triennale. Va bene? Benissimo, grazie. D'accordo, io vi devo salutare purtroppo. Va bene, assessore. Arrivederci, una buona giornata a tutti. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Va bene. Arrivederci. Allora, colleghi, quello che è emerso è che dobbiamo assolutamente concludere questo iter sul piano triennale
2019-2021. Però se n'è andato di nuovo perché non ho sentito la mia proposta, gliela volevo avanzare di nuovo. Ma mercoledì ci vediamo, dai. Noi la convochiamo tutti per mercoledì. Presidente, la possiamo mandare una nota di biasimo all'architetto De Angelis e all'architetto Romeo, per favore? È indecente il loro comportamento. Guarda, se mi consenti, mercoledì li invitiamo. Ma perché hanno spiegato nella mail che... Per favore, Milena, è da 2 anni. Delle cose urgenti. Milena, è da 2 anni e mezzo, anzi 3 anni, che non vengono perché stanno lavorando. Certo che stanno lavorando, che dovrebbero fare? Girarsi i pollici? Fermano quello che stanno facendo, vengono in commissione 20 minuti e poi tornano a lavorare, come fanno tutti, tutti. Ascoltami, non sono venute mai, le convochiamo, credo, mensilmente da 3 anni e non sono venute mai. Allora, noi mercoledì prossimo dobbiamo invitare tutti, compreso... Sì, la nota di biasimo ora va mandata, Presidente, non esiste che rispondono così ogni volta. Non la metterei su come nota di biasimo in questo momento. Io la voglio fare magari in maniera soft in questo momento, che per noi rimane indispensabile, e non ci stupiamo del fatto che in tante occasioni che sono state invitate non sono state presenti. Cioè, le impostare così, mentre mercoledì, se poi non vengono, allora stante il fatto che ci saranno presenti gli assessori al bilancio, l'assessore Maria Prestigiacomo, lui e tutti gli uffici, e loro mancheranno perché noi gliene mettiamo in elenco, giustamente credo che per loro sarà un problema serio. Capisco la tua diplomazia, che non è esattamente la mia, ma non sono d'accordo, perché per me non è accettabile che in 3 anni non si sono presentate mai. Ma poi, piuttosto che una nota di biasimo a loro, che noi non abbiamo nessun tipo di potere nei loro riguardi in maniera diretta, io comunque manderei una segnalazione al segretario generale. Meglio, grazie. Certo, avanti di me. Okay. Però secondo me va fatto, perché la risposta è veramente assurda. Chi è il dirigente del settore di questo, dell'edilizia scolastica? Loro sono dirigenti o funzionarie? Credo che siano forse funzionarie loro. Il dirigente del servizio dispone questo tipo di cose, no? Dobbiamo accertare chi è il responsabile prima di partire con lancia e testa. Se loro sono loro o c'è qualcun altro sopra che li blocca. Va bene, ma non è una cosa difficile da accertare, no? Lo so. Vediamo subito. Io ritengo, ribadisco sia a Fausto che sia a Milena che sono arrivati, è emersa la volontà da parte della Commissione di concludere l'iter del piano triennale delle opere pubbliche, anche perché è indispensabile per la predisposizione del piano triennale del piano annuale 2020 e del piano generale 2020-2022. Senza di questo non potranno nemmeno fare il piano generale. Quindi, se noi non votiamo o in ogni caso non il Consiglio Comunale non si esprime su questo momento, non avremo nemmeno il piano generale, ma questa volta la responsabilità è tutta ascrivibile al Consiglio Comunale. No, Giulia. Allora, diamo parere ora o domani, no, domani è sabato, lunedì, visto che... Io lo davo ieri, a questo punto, noi due eravamo sulla stessa lunghezza, ma... Se un collega ci propone questa richiesta di incontro,
Io a questo punto glielo devo fare. No, va bene, però lui non l'ha sentito e ora non c'è di nuovo, quindi mi ripete inutilmente la mia controproposta. Cioè il fatto che... Lo so, io la controproposta... Non sembra parlare con nessuno. Per parlare con nessuno chiedevo di mettere le voti e avremmo chiuso l'argomento e avremmo detto al Consiglio Comunale, signori, chiediamo il prelievo e crediamo che il Consiglio Comunale si determini su un piano triennale, anche perché dimentichi con le responsabilità fino a quando una persona non sa le cose bene, ma quando ti viene detto ufficialmente io non posso procedere a portare in giunta il piano generale delle opere pubbliche, per cui io 70 milioni più 20, 10 più 100 100 milioni sono bloccati perché non li posso dimenticare di fare a loro una domanda. Non posso fare nemmeno la manutenzione strade perché deve essere la manutenzione strade deve essere inserita nel piano generale. Io a questo punto io dico che noi siamo responsabili, noi in prima persona siamo responsabili, fino a quando non lo sai non lo sai. Ma ci siamo dimenticati e mi prendo la responsabilità, perché era una domanda che avevo avanzato io, di fare una domanda agli assessori. Il programma triennale 19-21 noi non l'abbiamo votato fondamentalmente perché per legge era stato, secondo me momentaneamente, ed è questa la domanda, svincolato dall'approvazione del bilancio, per cui non era più propedeutico. Ma sì, non era propedeutico al bilancio, ma sì. Qua... questo cattivo mezzo, se una cosa non è propedeutica, no, non si può lasciare all'infinito. Lo capisco, però Mimmo, la mia domanda è un'altra, che io sappia e non riesco, non mi dimentico sempre di verificare, per legge è tornato come era prima, cioè adesso è di nuovo propedeutico, quindi se quest'anno non approvarlo in tempo non ha avuto ricadute, perché intanto quattro opere le hanno fatte. Il bilancio lo faranno a dicembre. È chiaro, ma quest'anno non si può non approvare il programma triennale. Perché se non sbaglio l'elenco annuale è di nuovo tornato ad essere propedeutico al bilancio. Quindi ribadisco il concetto. Se noi non svincoliamo col voto questo atto deliberativo, non possono procedere a farne uno per il 2020-2022. E io ti sto dicendo che è ancora più grave perché torna a essere propedeutico, quindi la nostra responsabilità è moltiplicata. È doppia, te lo dico io, perché tu dovevi approvarlo l'anno scorso, non l'hai approvato, ora lo devi approvare perché diventa indispensabile, perché io non posso predisporre l'atto. Non potendo predisporre l'atto per un problema che riguarda il Consiglio Comunale, io declino ogni responsabilità, capito? E allora io vi chiedo cortesemente, la prossima settimana noi chiudiamo questa vicenda, chiamiamo l'universo nome, vi chiedo un contributo di indicazione di tutti i tecnici che volete e li convochiamo, e io vi dico che per mercoledì prossimo per me sarei disponibile anche a fare questa mega riunione con Sacco, l'assessore al patrimonio, l'assessore Pezzi Giacomo, Di Bartolomeo, Intravaia, tutti i tecnici, i due dirigenti dell'edilizia scolastica, tutti, tirate fuori tutti i nominativi, inseriamoli tutti e chiudiamo, vi prego, la vicenda. Poi possiamo fare immediatamente tutte le lode di biasimo che vogliamo nei confronti di chi che sia, però togliamoci da questa angoscia prima come commissione e dopodiché chiederemo al Consiglio Comunale di accantonare qualunque cosa e di votare subito questo atto affinché loro possano predisporre. Cioè non ha nessun effetto che noi lo votiamo, però ha l'effetto che possa essere attivato il percorso del 2020. Io la vedo in questo modo, quindi vi chiedo, se avete richieste particolari per la prossima settimana, di concordare con l'ufficio e quant'altro per quanto riguarda il piano generale delle opere pubbliche, ditelo adesso. Che noi ci mettiamo in ma presente, se lo dobbiamo bocciare
Tanto o vengono o non vengono, tanto il verrà no, io devo invitarle però, Giulio. Io avevo fatto, avevo avanzato una controproposta per te, però dipende da te, perché sei tu che hai chiesto integrazioni. Per me, sintetizzato proprio stretto stretto, il fatto che noi ancora le risposte non le abbiamo è politicamente già di per sé una risposta. Andava già dato parere negativo, perché tecnicamente è inaccettabile un elenco, parlo dell'elenco annuale, il programma triennale ha valore quasi zero. Adesso c'è pure la questione politica, che dopo 6 mesi dalla chiusura dell'anno solare noi ancora non abbiamo le risposte, quindi per me è un aggravante che ci potrebbe permettere di votarlo anche in questo momento. Perdonatemi, io devo lasciare la seduta. Buona continuazione. Giulia, per me mercoledì loro ci possono dare le risposte, poi andiamo al voto e siccome io annuncio il voto contrario... Ma tu non devi annunciare ora il voto contrario. No, ma sempre contrario sarà, perché tanto le opere le hanno inserite, le hanno tolte, sono andate con un atto di giunta, hanno fatto un atto di giunta e hanno tolto le risorse. Quindi non ci sono... L'ho capito, Giulio. Non è che posso ripristinarlo, quindi per me già sono contrario a morire. E poi non c'è, come diceva la collega Giroffi, nel piano annuale non c'è una sola opera che possa essere utile per la città, non ce n'è nemmeno una. Quindi questo è un piano, che piano è questo? Che non hanno mai e hanno disatteso pure quando gli abbiamo detto noi. Ogni 3 mesi porto un report per capire così l'iter delle opere che vanno inserendosi e non l'hanno mai fatto. Quindi su questo è tassativo. Poi la grande battaglia la si farà in aula, è evidente che la si farà in aula. La grande è battaglia. Chiaro, è chiaro. Prima di tutto in conferenza dei capigruppo, perché io credo che con tutto il rispetto per l'assessore io non proporrò il piano generale delle opere pubbliche. Io non lo proporrò in conferenza dei capigruppo e immagino che non lo farà nemmeno la collega Girolfi, quindi saremo come opposizione, saremo in tanti a non proporlo questo piano, perché questo piano non può essere proposto salvo che non si dia una grande battaglia a questo piano per bocciarlo. Giulio, se noi non bocciamo o l'approviamo o restituiamo questo atto, non possono predisporre il piano triennale 2020-2022 e il piano annuale 2020. Sì, ma come lo propongo? Ma come lo fanno? Mimmo, il piano annuale viene riproposto prendendo quelle opere che vi sono nel piano triennale, le opere pubbliche che sono messe nei vari anni, poi loro finanziano e prendono quelle opere, quindi loro già lo possono sapere fin da adesso, ma non te lo dicono. Io non riesco a essere convincente. Ribadisco, ci è stato detto e messo a verbale che se noi non esitiamo su questo atto, loro non possono predisporre da mandare in giunta il piano triennale e il piano annuale 2020-2022. Sì, Mimmo, l'ho capito, ma io... E perché dici che il Consiglio Comunale non si deve esprimere su questo? Ma perché io dovrei mandare... Perché dovremmo lasciarlo all'ordine del giorno questo documento? Ma su un piano che non c'è niente, io perché io lo devo far fare? Su un piano dove non è stato coinvolto nessuno, perché io lo devo fare? Un tappo non l'hanno tolto in questa città. Ma perché io glielo devo lasciare fare? Niente. Loro non hanno fatto niente. Non possono fare nulla. È per predisporre l'atto. Tu non puoi predisporre l'atto 2020. Mimmo, mi devi scusare. Mimmo, mi devi scusare. Non facciamo confusione. Loro, l'atto, quello è un aspetto formale, il fatto che non possono predisporlo. Ma loro già, stai tranquillo, che siccome siamo nel 2020 già loro sanno perfettamente quali sono le opere da inserire nel piano futuro. Lo sanno, ma non possono predisporre l'atto. E secondo te si fa così? Prima vengono e mi dicono: noi dobbiamo predisporre quest'atto perché abbiamo questa opera, quest'opera, 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 questo canale che... Vabbè. Mica si può fare all'inverso. Giulio, ma perché è normale quello che è accaduto, che non hai approvato il piano generale delle opere pubbliche l'anno scorso? È normale,
ma non si poteva più approvare. Ma non si poteva più approvare, perché non essendo propedeutico al bilancio, loro se ne sono fregate. Anzi, hanno fatto di più, hanno portato una delibera in giunta e hanno stornato le somme sulle opere già finanziate. Abbiamo sbagliato. Doveva essere approvato in ogni caso o bocciato. Doveva essere approvato o bocciato. Perfetto, bocciamolo. Nella cosa c'è nessun problema, bocciamolo. Però mercoledì facciamo venire Sacco, il ragioniere generale. Ho detto che viene l'universo mondo. Anzi, vi chiedo cortesemente se avete non tecnici, assessori e quant'altro, uffici da invitare, ditelo. Così andiamo gli appunti. Il ragioniere generale finita la seduta. L'assessore D'Agostino. L'assessore D'Agostino. Già programmato. Dottore Sacco, già programmato. Poi ci hanno suggerito Pedicone. Pedicone e Di Bartolomeo, perché ora il nuovo capoaria a posto di Ranieri c'è Di Bartolomeo. Di Bartolomeo ha detto che è disponibile a partecipare, quindi lo stiamo invitando. Di Bartolomeo ha chiesto pure di invitare Pedicone. Pedicone, certo, logico, perché ora lo regge Pedicone. Perfetto, dico, se avete suggerimenti, anziché metterci di traverso su chissà che cosa, usciamocene. Prima come commissione e domani come consiglio comunale. Usciamocene. E poi facciamo la battaglia. Ma perché me lo dovrei uscire? Una volta che viene bocciato in commissione, perché me ne dovrei uscire io al consiglio comunale? Perché? Per consentire all'amministrazione di fare tutto quello che vuole e non sentire nemmeno le indicazioni del consiglio. Non sento e io glielo faccio in consiglio comunale. Ma insomma, in consiglio comunale quest'ora gli darò una grande battaglia. Altro che storia. Non glielo posso consentire che si portano le opere così. C'è le opere importanti, via Perpignano, che si doveva rifare nella cos'è, l'hanno lasciata morire così. La parte della Greenway l'hanno lasciato morire così. Tutte le opere che sono piccole, tutti i tappi che ci sono in città per aprire strade, niente da fare. Però se si tratta del... E che facciamo? Scusami, le opere ci siamo sempre. Dimmi che facciamo. Mettiamo ipotesi come ha annunciato... Mi deve dire i soldi dove Girolfi ha sollevato un problema. Non è che quest'anno si ritorna a essere propedeutico al bilancio. Cioè, però posso ottenere, caro Mimmo, che quelle somme che hanno stornato di determinate opere vanno nel piano annuale 2020. Ma è così. No, non è così. Non è così. È così obbligatoriamente. No, Mimmo, non è così. È obbligatoriamente che annullare questo. Mimmo, non è così. Perché su alcune perché non hanno i soldi. Se diventa propedeutico al bilancio, ce ne andiamo a casa. Vuoi lasciare tutto al colexà? Lasciamo, va bene. Ma un bilancio, ma stiamo parlando del bilancio? Il bilancio. Se quest'anno è ritornato a essere di nuovo propedeutico al bilancio e tuo piano triennale anche per quest'anno non lo approvi, il piano triennale quest'anno lo devi fare prima del bilancio. A dicembre si fa un bilancio. È normale che si faccia a dicembre un bilancio. È normale che il piano generale delle prove. No, il problema è il bilancio. Perché bisogna sbloccare determinate opere. Uno deve mettere in difficoltà approvando il piano generale e li metti in difficoltà e gli dici: Non avete fatto nulla, non meritate nulla. Ma a quel punto che deve mettere in croce, ma non che ci dice quello che dice, ma non è approvato il piano triennale. Io come potevo fare? È il cane che si morde la coda. Poi ne parliamo. Cerchiamo di rassanarci tutti e trovare una soluzione, una via d'uscita. È una cosa delicatissima quella che stiamo affrontando. È molto, molto delicato. È molto delicato, dobbiamo stare attenti
Perché noi rischiamo di... Presidente, io devo lasciare la seduta, quindi... Va bene, ci aggiorniamo più tardi. Ok. Va bene, colleghi, quanti siamo ora? 4. Con Tantillo 4? No, senza Tantillo 4. Allora procediamo alla lettura del verbale. Chiudiamo i lavori. La nota al segretario sulla De Angelis e la Romeo. Come? Siamo rimasti che la mandiamo la nota al segretario. Facciamo tutto quello che però io voglio che sappiamo dove dobbiamo andare a parare, perché se no io vi dico che siamo in a sbattere e non ci rendiamo conto. Io ci dico che è all'amministrazione che è bendata, che va a sbattere e che sta affondando, e noi stiamo facendo lo stesso nei confronti nostri come consiglio comunale. Andiamo avanti. No, io l'unica cosa che non ho capito bene, al di là delle riflessioni che ovviamente uno può condividere o meno, è come, a parte la gravità ovviamente di un assessore che viene a riferire di un sabotaggio da parte di certe aree dell'amministrazione, e questo io non la posso ignorare, perché ci figurati, ed è importante quindi proseguire sulla vicenda dell'edilizia scolastica. Com'è possibile che ci chiediamo se un atto è propedeutico al bilancio? E se quest'anno è cambiato qualcosa, perché da un punto di vista normativo non credo siano intervenute delle novità. No, veramente è intervenuto l'anno scorso la novità. Infatti, ma in genere si fa prima il bilancio, prima si fa il piano triennale, prima si fa il piano e poi si fa il bilancio. Normale che sia così. A me così mi avevano detto. I soldi per la copertura bisogna trovarli nel bilancio. A me così mi avevano detto prima di diventare consigliere comunale, ma ho visto che l'anno scorso non è andata così. E lascia il mondo come funziona in questo modo, perché in quella maniera è sbagliato. Quello è chiaro. Il risultato, quello che è successo l'anno scorso, il risultato è questo, che è negativo. Ma è ovvio che, diciamo, sicuramente è meglio, però bisogna capire se la propedeuticità è un'altra cosa. Non è meglio, è un danno alla città. Non è chiaro. Delle opere pubbliche, non è meglio, è un danno alla città. Perché ognuno poi si fa i lavori caviglie. Parliamoci chiaro, mi fate parlare pure, perché io poi metto il nome della ragione. Prendi i soldi di qua, me li passo là, giro di qua e giro di là, perché tanto il Consiglio Comunale non l'ha approvato, io mi sono le somme, mi vado a fare un'altra cosa, picciò, è una vergogna. Mi fate dire cose che non voglio dire. Quindi Giulia? Qua sono. Per favore, prepara poi questa nota, così nel frattempo leggiamo il verbale, tanto credo che ci vuole 2 minuti a scrivere questa cosa, e appena chiuso poi ci fermiamo 2 minuti e prepariamo tutto, gli inviti e quant'altro. Va bene? Preparala. Mattei, per favore... Procediamo alla chiusura di questa seduta, che leggiamo prima di tutto il verbale, l'approviamo per appello. Perfetto, Presidente, solo, ripeto, il tempo necessario alla chiusura. Sì, tutto il tempo che vuoi, Giole. Grazie. Ci mancherebbe altro. Prima della riunione di mercoledì possiamo avere tutti i materiali di cui... Che materiali vuoi? Materiali, tutto quello che abbiamo, questi... Ti posso mandare il deliberativo del piano generale delle opere, del piano generale 2019, l'annuale 2019 e il triennale 19-2020.
Tutto quello su cui abbiamo, quello che non abbiamo. Ce l'hai nell'ordine del giorno. Ah sì, l'hai mandato a... No, nell'ordine del giorno nostro c'è il piano triennale. No, no, però vorrei le comunque i piani, il documento, non soltanto... perché ho difficoltà a trovare il materiale nel sito. E tu puoi chiedere alla commissione, puoi chiedere al nostro segretario che ti invii l'email con il piano triennale delle opere pubbliche. Ti giri la delibera e all'ordine del giorno la scarica e te la manda. Ma non abbiamo quindi gli atti che attestano questo storno delle cifre, delle somme? Noi non ci occupiamo di queste cose. Io ti posso mandare la delibera del piano triennale delle opere pubbliche. Poi, se emergono queste cose che sono state appena proferite dal consigliere Tantillo nel dibattito della cosa, poi in quel caso puoi chiedere tutta la documentazione agli uffici di competenza che hanno fatto questo storno. Non l'abbiamo certamente noi. Io ti posso unire dei documenti del verbale di oggi delibera dell'ordine che c'è all'ordine del giorno, sul piano generale delle opere pubbliche. Quindi soltanto la delibera abbiamo, capito, va bene. Non abbiamo altro. Il resto sono informazioni che ognuno assume sulla cosa, che sicuramente non hanno refluenza nell'atto deliberativo che è messo all'ordine del giorno. Io, se vuoi, ti posso girare il link a una cartella Drive dove io ho raccolto tutti i progetti. Va bene, dal 2017, ma non è che è cambiato nulla, sempre da lì vengono presi, ma non ha grande valore perché comunque non sono né datati, né firmati, né approvati. Stiamo parlando di... Dura, ci vuole un po' di polmezza. Ma se mi trasmettono questo in ufficio... me l'ha tirata. Poi te lo giro. Ci sono delle cose davanti. Cioè, ti giro il link perché sono pesanti. Lo metti qua nella chat. No, te lo giro. No, per email ti giro in chat, in WhatsApp. Assurdo. Allora, consigliere, scusatemi. Prego. Posso dare lettura del verbale, presidente? Quando ne ha facoltà. Grazie. E allora, verbale 123 del 3 luglio 2020. Il presidente Russo apre la seduta in modalità telematica alle ore 9:11 in prima convocazione con la presenza dei consiglieri Argiroffi, Tantillo e Ferrara. La registrazione, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al link della commissione stessa. Argomenti da trattare: audizione dell'assessore Prestigiacomo e degli uffici sulle tematiche piano triennale opere pubbliche, chiarimenti sullo stato dell'arte degli impianti sportivi in generale ed edilizia scolastica. Punto 2, comunicazione del presidente, varie ed eventuali, lettura e approvazione del verbale della seduta. Il presidente Russo dà il benvenuto all'assessore Prestigiacomo e agli altri intervenuti, ingegnere Edoardo Intravaia e ingegnere Paola Maida, e chiede all'assessore Prestigiacomo di informare la commissione sullo stato dell'arte relativo al piano triennale opere pubbliche e sulle altre tematiche. L'assessore Prestigiacomo chiede all'ingegnere Intravaia di illustrare i criteri che sono stati posti in essere sul piano in questione, e il quale espone i punti programmati fra quelli già discussi in giunta e quelli che gli uffici hanno già pronti da presentare. L'ingegnere Intravaia si sofferma sul forno crematorio. L'assessore Prestigiacomo interviene a tal proposito ad illustrare quanto ultimamente discusso con l'assessore D'Agostino anche per il reperimento delle somme per il completamento dell'opera. L'ingegnere Intravaia continua l'esposizione sull'argomento e su quanto richiestogli. La commissione prosegue il dibattito chiedendo ai consiglieri di predisporre gli incontri per la discussione in commissione e per la programmazione del piano triennale. Prosegue il dibattito.
L'assessore Prestigiacomo sottopone alla commissione un'analisi sulle competenze. Interviene l'architetto Di Bartolomeo ad integrare gli argomenti trattati. Scusatemi, avevo fatto una ripetizione. Ad integrare gli argomenti trattati. Il presidente ringrazia l'assessore, l'ingegnere Di Bartolomeo, Intravaia e Maida per l'intervento in videoconferenza, chiedendo loro la disponibilità a ulteriori incontri con gli stessi partecipanti e con gli uffici e assessori coinvolti nel piano triennale. La commissione apre un ampio dibattito sulla programmazione degli incontri per l'argomento piano triennale 2022. Il presidente Russo chiede al segretario di dare lettura al verbale della seduta odierna, il quale lo pone in votazione per appello nominale. Posso procedere all'appello? Sì, procede all'appello. E allora, presidente. Favorevole. Consigliere Argiroffi. Favorevole. Caronia assente, Ferrara assente. Gentile, consigliere Gentile. Consigliere Gentile. Ma io non ci sono state, in effetti, quindi mi devo astenere. Se sareste in rimarreste. No. Sono presente comunque alla votazione. Sono io favorevole, quindi casomai comunque riusciamo, credo, giusto? Allora, nel gruppo favorevole. Sì. Della collega favorevole a maggioranza con l'astensione della collega Milena Gentile. Maggioranza dei presenti, che sono. La maggioranza dei presenti. Mi perdoni, presidente. Tre favorevoli. Il verbale è approvato a maggioranza dei presenti. Con l'astensione della consigliera Gentile. Perfetto, scusatemi, ma giusto per come precisazione. Certo. E allora. Perfetto. E allora, presidente. Allora stacchiamo la registrazione e vediamo di organizzare subito tutti gli inviti per la prossima settimana. Sì, un attimo solo. Di capigruppo, rimanete un secondo a registrazione staccata, anche tu, Giulia, un secondo solo. Io non me ne vado, devo chiedere una cosa.